Ciao a tutti, sono Chiara Taglioli e questo è il Bauli Magico. Oggi qua dentro ci sarà una sorpresa, un'altra storia di fiabe, favole e fantasia, La Coccinella, l'Indice d'Argento e il libro La Ricerca. La potete trovare anche su Amazon a nome Chiara Taglioli e le illustrazioni della copertina sono di Mauro Biccari. Ora ve ne faccio sentire un assaggino della storia. Falcocularus, Falcocularus. La coccinella si era appena svegliata nel nido del Falcoclorus, che per lei era un mondo nuovo. Era arrivata con la cicogna Giorgi qualche notte prima ed il falco aveva deciso di tenerla con sé sino a quando ritrovava la sua vera famiglia. Falcoclorus. La coccinella guardò in alto, al soffitto del nido, e non vide spuntare il lungo becco giallo ocra. Era timorosa ad uscire dalla cesta se il falco non c'era, perché il nido non lo conosceva, eppure lo sentiva familiare, naturale, come quando volava in cielo. Aveva perfettamente inteso: non toccare, non giocare, non rovinare, non provare a fare cose che io non ti abbia consentito di fare. Ci sono cose molto pregiate dentro il nido che ti ospita. Le parole che il falco le aveva detto più e più volte. Falcoclorus. La coccinella uscì dalla cesta titubante, scrollandosi filamenti di paglia dalle alette. Il falco non voleva che la sparpagliasse per il nido. Diceva che l'ordine era il primo requisito per avere una mente ben funzionante. Rimase sospesa in aria, girando attorno e cercando il falco che non riusciva a vedere. Quindi cominciò a volare per il nido, pensando che si fosse nascosto. Sapeva che a lei piaceva giocare a nascondino, anche se era lei a nascondersi e lui la doveva trovare. Il nido era un posto pieno di cose nuove e strane, che lei scambiava per giochi. Il camino, dove danzavano le fate che erano rosse quando si arrabbiavano, arancioni quando si divertivano e gialle quando erano allegre. Ora siete gialle come Lia, disse loro ad alta voce. Lia era la lucciola con cui volava per la riviera, quando il falco Clorus era impegnato nelle pozioni e non voleva che andasse in volo da sola. Proseguì il volo dentro il nido, che era un posto gigante per una coccinella piccola. È grandissimo, si meravigliò facendo una giravolta a zampe aperte. Si fermò quando vide la medaglia d'argento con l'antenato del falco e riprese il volo, ricordandosi che non doveva assolutamente toccarla, poiché era un cimelio prezioso e delicato. Spostò lo sguardo dal pentolino sul tavolo alle boccette vuote delle pozioni ordinate sopra la mensola, dall'armadietto sottostante che era chiuso, al leggio sospeso in aria, su cui c'erano il libro La Ricerca e l'Indice d'Argento, che era il segnalibro del libro La Ricerca. Il libro La Ricerca e l'Indice d'Argento. La coccinella tornò indietro con lo sguardo. Falcoclorus, chiese timidamente. Non ebbe risposta e non lo vide nascosto da nessuna parte. Si avvicinò in volo prudente, attirata da quelli che erano per lei i giochi più belli, poiché il falco le aveva detto che non doveva per nessun motivo toccarli, erano creature viventi di luce. La coccinella conosceva la luce del camino o del sole o di Lia, voleva vedere anche la loro luce e ci volò vicino. Si fermò di nuovo e fece un volo completo attorno a sé, frullando velocemente le ali per cercare il falco. Non c'è il falco. Fece un respiro, il cuore le pulsava forte per paura di essere vista, e volò in un balzo vicinissimo al libro La Ricerca e l'Indice d'Argento. Ci volò attorno. Erano appoggiate sul leggio, a destra l'indice, con l'indice puntato verso l'alto, e a sinistra il libro chiuso. Il leggio era sospeso in aria. Come fa a stare in alto se non ha le ali? Si domandò stranita la coccinella, che
che le aveva cercate girandoci attorno e si avvicinò al libro per sentire se aveva un profumo buono, come le fragoline di bosco di cui andava matta. Aveva un odore neutro, sapeva un poco di fumo. Infatti il falco Chlorus lo apriva quando creava le pozioni ed accendeva il camino. A guardarlo da vicino si accorse di una cosa che non aveva ancora notato. Oh, ma è la corteccia della pianta di alloro del nido. La coccinella, curiosa, la toccò con le punte delle dita. La punta delle dita, prima con una zampa e poi con l'altra. Gratta, disse la coccinella, che strisciò le zampe sulle gambe, controllando se si fosse scorticata. Ci riprovò e passò la punta di un dito sulla corteccia, dal basso verso l'alto. La corteccia si muove. Ritrasse la zampa quando una placca di legno si sollevò, sinuosa come un'onda marina. La toccò ancora e volò indietro per vedere cosa succedeva. Tutta la corteccia sulla copertina ondeggiò, dal basso verso l'alto, come se ci fosse una corrente al di sotto. Ed il libro La ricerca si aprì d'improvviso, a ventaglio, illuminandosi all'interno. Questo era l'inizio della storia che potete trovare su Amazon, Chiara Taglioli, ed è la storia della Coccinella, l'Indice d'Argento e il libro La ricerca. Il mio sito Instagram è Fiabe, Favole e Fantasiagram. Su YouTube potete trovare letture delle altre storie. Ciao a tutti, grazie.